Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikimil e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Tikimil non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikimil, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa dell'ALENO. 81,17% e il 73,32% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Oh, webinar come sempre presentato dal sottoscritto Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Tikmil. Tikmil è un broker non dealing desk, vuol dire che tutte le operazioni, il 100% delle posizioni dei nostri clienti vengono inviate ai liquidity providers. Regolamentazione FCA UK, quindi fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. Velocità di esecuzione ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Lo spread a partire da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi su depositi e prelievi e non ci sono re-quote e non ci sono limitazioni sulle strategie utilizzate, quindi potete utilizzare scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. Questa è la mappa dei nostri server, quindi quelli più importanti Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Questa è una tabella comparativa degli spread e commissioni sul sito di MyFX Book, dove vengono comparati gli spread e le commissioni di Tikmil con gli altri broker. Noterete anche in tempo reale che per la maggior parte delle volte gli spread comprensivi delle commissioni sono sempre tra le più basse. E siamo stati anche premiati come miglior broker come esecuzione. Allora, entriamo subito nel vivo. Vi presenterò questo sistema di trading. Faccio una piccola premessa, visto che quando ho scritto che avrei dato oggi un expert semi-automatizzato gratuitamente per i possessori dei conti di Tikmil, sia demo che real, senza nessun tipo di limitazione. Ho visto che ci sono stati parecchi iscritti, parecchie registrazioni. Però vi faccio una premessa in modo tale che non siamo qui a perdere tempo entrambi. Questo non è un expert, questo sistema di trading non è adatto a chi ha le prime armi, perché benché sia comunque schematizzato in diversi passaggi, chi è neofita magari potrebbe avere qualche problema a digerire un po' le cose che andremo poi a trattare adesso durante il webinar. Non è adatto a chi è qui perché pensa magari di trovare l'espertino che fa tanti pips, basta cliccare su un bottone, si accende l'expert e poi magari si va anche fuori senza guardare. Non è questo il caso perché qui vi andrò a spiegare un sistema completo che nasce da diversi studi. Chi segue la famosa chat di Telegram sa che sto facendo diversi studi basati sulle analisi retail e attualmente tutte le statistiche che sto ottenendo attraverso sia il monitoraggio comunque dei conti con MyFX Book sono comunque statistiche positive che quindi mi danno lo stimolo per sempre aggiornare le varie tecniche fino a cercare magari la quadra del cerchio e sfruttare al meglio questo edge, perché non so quanti di voi adesso avranno scaricato il famoso indicatore di MyFX Book, magari ve lo faccio rivedere, però è inconfutabile che comunque ci sia un vantaggio dall'usufruire di questa analisi sul posizionamento retail, però ovviamente non bisogna entrare comunque senza nessun metodo perché altrimenti non riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. E quindi adesso questo sistema di trading si basa sostanzialmente su sei passaggi. Quindi andremo a definire una modalità di filtro, poi il numero di sites che verrà dato all'expert, l'impostazione dello stop loss, l'attivazione sempre dell'expert con la protezione a break-even, anche se qui c'è un aggiornamento che faccio adesso sulla slide, non ho avuto il tempo di aggiornarla, e poi parleremo della gestione del profitto. Quindi sei,
passaggi ben delineati che andranno poi a comporre questo sistema di trading completo. Vi faccio qualche domanda. Quanti di voi stanno utilizzando questo expert? Questo qui. Questo è un expert che si scarica, scusate, è un indicatore che si scarica gratuitamente da MyFX Book, quindi vi dice praticamente come sono posizionati i retail. Questi dati li va a prendere da tutti i broker a livello globale che operano comunque con MyFX Book, quindi ci sono i broker tra cui i blasonati, oltre a Tikmill, ci sono altri broker famosi, e quindi tutti i trader che hanno un conto collegato con MyFX Book vanno a finire in questa statistica, e MyFX Book poi adesso ha creato anche un indicatore per MT4, e oltre alle posizioni in percentuale ci dà anche l'average short, quindi ci dice a che prezzo di medio di carico sono posizionati i ribassisti, a che prezzo di medio di carico sono posizionati chi è long, ci dà il numero delle posizioni in maniera, quindi numericamente posizioni short e long, e i lotti. Quindi sono informazioni molto utili, e poi ce le va anche a graficare su questa specie di oscillatore. Allora, cancello questi disegni. Io lo uso, ok, mi dicono che non ci sia l'audio, però mi confermate che, perché prima mi avete detto che si sentiva bene. Ok, vi faccio vedere anche dove le dovete scaricare, ok? Quindi forse magari Sergei è un tuo problema, controlla. Allora, questo è, diciamo, l'indicatore, l'ho fatto vedere già altre volte, che ve l'ho andato a vedere direttamente dalla sezione di MyFX Book Community Outlook, però poi c'è la versione dell'indicatore che vi ho fatto vedere adesso sulla MetaTrader, che si scarica direttamente. Quindi Community Outlook, avete le posizioni retail, quindi vi dice anche la statistica, i totali dei fondi che sono dentro dentro MyFX Book, e poi potete anche ottenere l'indicatore, scaricarlo e seguire un po' la procedura. Non ve lo faccio vedere perché l'ho fatto vedere già negli altri webinar. Questo era solo un riassunto, quindi magari poi o mi scrivete comunque in privato su questa chat Telegram, Working Forex gruppo, ve lo giro così in chat. Chi non si è iscritto si iscrive. Ok, ve l'ho inviato. Ok, quindi allora il primo passaggio è scaricarsi ovviamente l'indicatore per avere questo tipo di informazioni. Quindi dobbiamo ricavare adesso due filtri da questo indicatore. Riprendo la slide. Il primo filtro è basato. Allora, ci sono due filtri. Uno basato sulla ricerca dell'eccesso delle posizioni. Quindi bisogna trovare un 90% delle posizioni, quindi da un lato o lato long o lato short, e abbinarlo al prezzo medio di carico. E poi c'è un altro filtro che è molto più facile, io quindi direi di partire dal primo incrocio, che praticamente dobbiamo semplicemente andare a vedere il primo incrocio tra le posizioni retail, in modo tale che si possa creare poi una sorta di tendenza, che cercheremo poi di lavorarla attraverso l'expert. Allora, che cosa si intende per primo incrocio? Semplicemente questo incrocio delle posizioni. Vedete adesso su Euro-Yen, i ribassisti hanno incrociato le posizioni dei rialzisti, vedete qui l'incrocio in questa zona, e dobbiamo semplicemente poi aspettare che questa percentuale, vedete come sta arrivando adesso,
arrivi almeno a un 60%. Perché il 60%? Per evitare tutta questa fase laterale che non serve a nulla. Questa fase laterale, almeno che voi non vogliate lavorare queste indicazioni in maniera laterale, che ci può anche stare, magari vi andate a, che ne so, vi impostate un oscillatore o le bande di Bollinger, vi comprate i minimi e mi vendete i massimi perché magari non c'è una situazione chiara dai retail, però questo non è il caso. Io, l'expert, lo farò partire quando arriviamo almeno a una indicazione del 60%. Quindi, che cosa succede? Quando adesso mancano 2 punti percentuali su Euro Yen dovesse arrivare al 60%, andrò a impostare l'expert. E adesso mi sposto e vi faccio vedere l'expert. È chiaro, la modalità è molto semplice, cioè vedere il primo incrocio e lavorarla. È una modalità che funziona molto bene, anche soprattutto con i cross, perché mi permette di lavorare situazioni del genere, ad esempio su Euro AUD. Adesso a me non piace andare a ritroso per farvi vedere i trade passati, queste cose qui, però scaricatevelo anche voi e vedete un po' le potenzialità. Ad esempio su USD CHF avevo segnalato nella chat un, aspettate che cancello, un primo incrocio molto interessante, quest'area qui. Quindi qui c'è stato un incrocio delle posizioni, quindi ribassisti hanno preso il sopravvento del mercato, il prezzo è andato al rialzo, semplicemente si aspetta una situazione di 60% dei ribassisti contro il 40% dei rialzisti in questo caso, e poi si vanno a cercare solo setup rialzisti. Vedetelo anche voi, adesso scaricatelo questo indicatore e vedrete che molte volte, quando c'è un incrocio delle posizioni, partono comunque delle tendenze molto interessanti. E questa è la prima modalità che io ho chiamato follower, perché è molto intuitiva, basta vedere l'incrocio e poi lavorarla in questo modo. Mi faccio vedere come va impostato l'expert, ve lo spiego anche. Quindi il primo passaggio è il filtro. Quindi la modalità follower, questa qui, vedete un primo incrocio tra le posizioni, e decidete la direzione. Ok, adesso vediamo se c'è qualche esempio concreto, così andiamo a impostare anche l'expert. Ci spostiamo su un conto reale. Allora, io avevo individuato USD Yen. Ok, USD Yen fa proprio il caso nostro, perché vedete, qui c'è il primo incrocio. Quindi qui le posizioni hanno incrociato. Adesso abbiamo un 39% long e un 60% short. Quindi io in questo caso andrò a impostare questo expert, che adesso vi faccio vedere, solo in modalità long, in modo tale da poter lavorare una tendenza, perché io il potenziale che voglio sfruttare sono queste indicazioni. Cioè, guardate su USD Yen che tipo, vediamo se ce lo dà almeno sul, forse sull'H1, perché non c'è abbastanza. Guardate l'ultimo incrocio che c'è stato su USD Yen, dove poi tra l'altro all'inizio del mese c'è stato il famoso flash crash e i retail si trovavano long. Quindi sfruttare il primo incrocio da questa zona, praticamente da dove hanno incrociato il 60% da area 112, poi il prezzo praticamente è rimasto ribassista, quindi con le posizioni sempre al rialzo,
raggiungendo poi delle esposizioni comunque massime, ma rimanente se sempre comunque a rialzo, fino poi a quest'area, quindi a 107 punti su USD/Yen, e quindi queste fasi qui devono essere le fasi che con questa strategia dobbiamo riuscire a intercettare, perché queste fasi ci permettono di creare comunque delle posizioni che vanno a portarci comunque dei guadagni importanti rispetto a quelle perdite che poi sono inevitabili comunque con ogni sistema. Quindi adesso in maniera molto concreta ve lo vado a impostare. Allora, l'expert si chiama sistema anti-griglia o anti-grid. Non è un mio expert, ma è stato programmato da Salvatore, che saluto, non so se c'è in chat. Praticamente che cosa si fa? Si imposta direttamente l'operatività in modo tale che io non sto dietro a cercare il setup perfetto, ma lo va a cercare direttamente lui. In che modo? Attraverso, in maniera molto semplice, la rottura dei massimi o minimi degli ultimi swing. Come vengono calcolati gli ultimi swing? Vengono calcolati, adesso non guardate la giornata di oggi perché i mercati sono chiusi e quindi non c'è volatilità e oggi è stata una giornata laterale. Allora, per ultimo swing si intende uno swing rialzista, questa fase qui. Vi potete, senza adesso che ve lo spiego nei dettagli perché non è necessario saperlo, anche se l'ho fatto nei precedenti webinar, per non ripetermi, vi prendete gli indicatori fractal, ok? E gli indicatori fractal che cosa fanno? Praticamente vi vanno a indicare l'ultimo minimo o l'ultimo massimo dopo un tot di barre. Ad esempio, questo fractal down qui, che vedete questa freccetta. Aspettate che prendo il disegno. Questo qui. Lui che cosa fa? Quando si crea questo, si visualizza questo fractal, va a piazzare un buy stop qui sopra. E poi, ovviamente, se il prezzo dovesse migliorare, quindi se non entra in questa zona, ma si dovesse creare poi un fractal ancora più basso, va ad adeguare da solo il prezzo, in modo tale che segue comunque l'andamento del prezzo stesso. Allora, cancello. Quindi quello che poi bisogna fare è, una volta che abbiamo indicato la direzione, quindi andare long, dobbiamo impostare le variabili. Variabili molto semplici, perché in base un po' al vostro rischio che volete correre per singola size, dovete semplicemente inserire la size. Io su questo conto voglio entrare con size da 0,10. Lo stop loss, e tra poco vi dico lo stop loss io da dove lo prendo, e potete anche impostare un orario di operatività. Potete dire all'expert, e questo segue le indicazioni del PC, quindi se avete non so se siete in Italia, ovviamente come immagino, ovviamente seguirà l'orario del vostro PC italiano, quindi dovete semplicemente inserire, perché il server di TIC1000 è un'ora avanti, quindi se volete operare alle 8, basta inserire l'orario delle 8 e l'expert entrerà soltanto in modalità dalle 8 in poi. Io su questo tipo di conto vorrò entrare sul 15 minuti, quindi mi andrà a prendere tutte le rotture, diciamo tra virgolette, degli ultimi swing, quindi calcolati con i fractal, soltanto adesso in direzione long. Quindi come gliela do la direzione? Intanto vado a decidere le entrate, quindi le entrate, io su questo tipo di strategia cercherò di costruire delle entrate con due entrate per volta in intraday. Perché due entrate? Perché secondo me questo tipo di strategia può funzionare bene quando parte ovviamente la direzionalità, quindi quando partono quei trend forti che permettono poi di recuperare anche magari quegli stop stretti che questo expert inserisce. Però con due entrate magari riusciamo anche a chiudere delle posizioni in intraday, in modo tale che il nostro, diciamo tra virgolette, ego da trader sia soddisfatto, perché che cosa può capitare? Che magari non tutti sono bravi a far correre i profitti, quindi magari splittare
le entrate, volete entrare ad esempio con un lotto, non entrate direttamente con un lotto, ma aspettate l'entrata in due mini lotti da 0,50 in modo tale che possiate poi chiudere una parte e lasciar correre l'altra. Quindi io come voglio impostare questo tipo di operatività? In maniera molto semplice, vado a, dopo che ho impostato le size dalle variabili esterne, semplicemente inserisco, vedete, questo è un contatore che arriva fino a 10, quindi potete entrare 10 volte con lo stesso pattern. Quindi se impostate 2, vi date la direzione e vi chiederà l'expert: vuoi entrare long? Sì, quindi si illumina di verde. Poi si preme sul tasto B, che sta per buy, e S sta per sell. E vi crea due buy sopra. Adesso non lo fa perché c'è il filtro, quindi il filtro delle 20 io lo sposto alle 23. Quindi il passaggio è inserire due buy. E al primo swing. Quindi adesso vedete questa freccia rossa, non so se la vedete qui. Lui entrerà a mercato, quindi con delle buy stop sopra questo massimo qui. Adesso vedete, l'ha impostato. Lo vedete qui. È stato impostato qui il buy perché questo è l'ultimo swing. Vedete, qui c'è l'ultimo l'ultimo massimo. Poi c'è stata una serie di barre, quindi il prezzo poi appena tocca quest'area qui, che è di 109, entrerà a mercato. E quindi poi andrà a inserire lo stop sotto il minimo, quindi sotto il minimo giornaliero. Più un tot di pip che viene inserito in questa variabile qui. Adesso qui ho messo 20 pip, però per avere una misura più, diciamo, targa, più, una misura più adatta allo strumento, io vi consiglio di andare a analizzare la volatilità dal sito di Mataf e andarvi a vedere un po' come si muove quel determinato strumento. Ad esempio, SDIEN, vedete che la sua volatilità oraria è di circa 23 pips sulle ultime 50 settimane. Quindi significa che durante la giornata il suo movimento più forte lo fa durante l'orario di Wall Street, che sono le 15, è in media di 23 pips. Quindi potete impostare, anzi sicuramente si può fare perché è un approccio abbastanza intelligente da fare, appunto 23 pips o dargli comunque anche più diciamo, un margine, facciamo 25, in modo tale che poi quando entrerà l'expert da solo va a calcolarsi l'ultimo minimo relativo. E va a inserire questo stop. Perché questo stop lontano dal minimo? Per evitare proprio queste zone queste zone dove queste fasi laterali dove il mercato si muove in maniera molto erratica, quindi non ci dà delle indicazioni precise. Per evitare di prendere stop inutilmente, il mercato questo stop dai minimi ci permette di evitare appunto di prendere degli stop loss senza alcun senso. Non so, se entrate qui su questo massimo, questo fractal qui, e magari vi stoppate troppo vicino al prezzo,
mi butta fuori per poi andare a rifare di nuovo quel prezzo, quindi non ha molto senso andarsi a usare stop troppo stretti. Quindi, basandosi sulla volatilità, sul minimo, si riesce comunque ad avere un determinato range di prezzo su cui lavorare. Quindi, questa è un po' la situazione su USD/JPY. Quindi, il primo trade io l'ho impostato. E adesso ho fatto l'init, quindi non lo fate quando, per questo vale per tutti gli expert, se fate l'init, cioè fate F7 e poi date l'ok, l'expert si riavvia in automatico, quindi non dovete farlo. Quindi io adesso l'ho rimposto, così ne approfitto anche per rispiegarlo. Allora, F7. Gli date i lotti, lo stop loss basato sulla volatilità, gli date un orario di contrattazione, quindi sono se tre semplici variabili da impostare, di cui l'ultima, quella dell'orario, può anche non essere messa perché magari se lavorate in intraday, gli date un orario dalle 7 in poi e fa tutto lui. Quindi impostate queste tre variabili, poi dovete dare il numero, quindi 2. Se volete entrare anche con 10 lotti, potete, con 10 operazioni potete farlo. Io ho scelto di entrare, questa è molto arbitraria come scelta, con due posizioni, proprio per il discorso che vi ho fatto, con l'idea di chiudere una magari quando è possibile, magari anche in scalping, e l'altra invece farla correre. Quindi dando poi la direzione e cliccando sul buy. Al primo tick disponibile, vedete, vi crea questi due pallini verdi che vedete qui sul grafico, che spariranno non appena una delle due operazioni entra. Quindi se dovesse entrare adesso l'operazione in buy stop a 109,67, il pallino 1 scompare. Poi se dovesse entrare l'altro, scompare anche il 2. C'è una protezione che è stata inserita, che era nel passaggio della slide. Il passaggio a break even per non esporre troppo il conto, lo fa in automatico l'expert. È stato inserito oggi da Salvatore, quindi lo ringrazio per questo tipo di aiuto che dà al trader, perché non dobbiamo capire noi quando metterlo a break even, lo fa direttamente lui. Quindi facciamo il caso che adesso dovesse entrare entra questa operazione a 109,67 e il mercato sale di un tot di pips e poi rientra con la seconda operazione. La prima operazione viene messa a break even in automatico dall'expert, quindi qua è l'expert lo calcola in base all'ATR, quindi anche qui c'è sempre comunque un calcolo della volatilità, quindi si va a calcolare direttamente lui l'ATR, lo moltiplica per un fattore di profitto 2, quindi voi non potete modificarlo, lo fa sempre lui. E quindi la prima operazione che sta guadagnando viene messa a break even, e la seconda poi ovviamente non viene messa a break even perché non c'è ancora la possibilità se il prezzo si trova in questa zona, ma se dovesse poi salire ulteriormente, quindi anche questa andare in una fase di adatta al trailing stop, verrebbe messa a break even anche questa. Ok, quindi un po' questa è la situazione. Datemi qualche feedback in chat se è tutto chiaro o se devo rispiegare qualcosa, così io approfitto di un goccio d'acqua. Allora, chiaro? Allora, è molto semplice, se è molto. Soprattutto allora, il primo filtro è molto chiaro, dovete poi solo prendere confidenza un po' con l'expert, quindi ricordarvi il passaggio. Non vi ho spiegato il tasto standby, cioè se state guadagnando e magari volete chiudere, volete non fare entrare più l'expert perché non entrate con due operazioni, ma entrate con 10 operazioni, ma tre stanno già guadagnando. Io, per esempio, vedete su questo conto, demo, allora vedete quante entrate ho fatto, perché qui sono 10 entrate, no? Ok, quindi. Se queste entrate stanno, allora sfido chiunque comunque, se avete tutte queste operazioni in guadagno, a non premere il tasto X qui per chiudere quelle in guadagno e proteggere appunto parte dei guadagni. Nessuno di noi è così, tra virgolette, stupido da
prendersi in faccia un rimbalzo potenziale nel mercato per perdere tutte queste operazioni in guadagno. Quindi, se voi siete già entrati da un buon livello e magari nella testa avevate l'obiettivo di entrare con 10 operazioni e l'expert è arrivato a 4 operazioni e sta guadagnando bene, potete decidere di mettere in stand-by l'expert, cioè gli dite: guarda, non fare più operazioni per la giornata. Quindi cliccate sul tasto stand-by, quindi, e lui vi farà la domanda adesso, perché già era in stand-by, vuoi mettere in pausa l'expert? Dandogli il tasto sì, vedete questo teschio, che era il teschio che c'era qui, comparirà un teschio, quindi significa che l'expert non entra più. Quindi gestisce comunque le posizioni, quindi in break-even. La distanza tra, rispondo alla domanda di Pietro, tra la prima e la seconda posizione dipende sempre dallo swing, perché può capitare, ad esempio, ecco, vi faccio un esempio su, proprio sempre in reale, su SDCHF, che io l'ho attivato. Allora, io oggi l'ho attivato short, lui che cosa ha fatto? È entrato qui, vedete questa operazione. È entrato short qui e poi è entrato short qui. Perché? Perché si sono creati degli swing. Quindi, allora, lo swing io faccio sempre un po' fatica a spiegarlo bene, però, allora, facciamo questo. Allora, fate riferimento sempre al fractal, perché fractal è quello che si avvicina di più, non è proprio, non lo va a identificare in maniera perfetta. Però è quello che si avvicina di più, cioè quando c'è un minimo, quindi una barra rossa, quindi c'è un minimo, e poi arriva una barra di respiro, che io chiamo barra di respiro, quindi una barra verde, sempre in chiusura sto ragionando, mai con prezzi di apertura, si crea questo swing, quindi vedete questa specie di questa situazione qui. Quindi il mercato si muove sempre in questo modo. Vedete? Questi per me sono tutti swing di mercato che l'expert si va a calcolare lui in automatico. Quindi non devo stare io a capire dov'è l'ultimo swing, me lo calcola direttamente lui. È soltanto per sapere, se vi dovessero chiedere ma come entra questo expert, gli date una spiegazione che può magari adesso un po' approssimativa, però l'idea è quella, vi scaricate il fractal che trovate dalla MetaTrader 4 e vedete che c'è quasi sempre corrispondenza. Quindi oggi è entrato su questa prima entrata 99,77 e poi qui. E la prima entrata, quando poi, siccome oggi c'era bassa volatilità, l'expert si è andato a calcolare l'ATR e ha messo la prima in break-even, che è stata chiusa dal sistema. L'obiettivo è un po' questo che sto cercando di ricreare su euro-dollaro. Cioè io su euro-dollaro voglio creare, che poi questo lo potete fare su tutte le major, voglio creare un sistema che va a tagliare le perdite quando vengono presi gli stop loss con la volatilità, ma far correre i guadagni. Cioè le operazioni devono guadagnare il più possibile, perché quello che io vedo comunque anche quando mi interfaccio con i clienti, o comunque quella che è la mia esperienza, è che si predilige una operatività contraria al trend e quindi quando magari si entra a mercato, appena si vede verde, si chiude la posizione e poi quando invece le cose vanno male, si lasciano correre le posizioni e quindi poi si creano delle situazioni a griglia perché si vuole continuare a migliorare il prezzo medio di carico e si lasciano aperte delle posizioni che poi vengono mangiate un po' vengono mangiate un po' dallo swap. E quindi queste cose vanno evitate perché è un conto che se voi siete dei trend follower e quindi magari volete seguire il trend, come dico sempre, non è che se vi dichiarate trend following, poi appena vedete che il prezzo guadagna un po' dopo 40-50 pips, chiudete l'operazione e amen, siete soddisfatti. No, non funziona così, perché se dovete far correre il trend il più possibile, vi dovete dare comunque dovete darvi delle regole ben precise e seguirle, perché altrimenti poi venite meno un po' a quella che era la vostra appunto tecnica di training. Quindi su euro dollaro adesso
Mi sono dato questo progetto di far correre i profitti, ma in che modo? Perché a parole è facile dire, ok, mi fai correre i profitti, ma fino a quando? Allora, io sempre qui faccio riferimento alle posizioni retail, perché anche qui le posizioni retail ci danno un po' tutto quello che serve. Utilizzo anche il Cot Report, però soprattutto molti di voi sapranno che adesso c'è lo shutdown negli Stati Uniti e quindi non viene aggiornato da più di un mese. E questo è un vero e proprio cigno nero per chi utilizzava quella tecnica, perché sto vedendo che siamo un po' spaesati senza le indicazioni del Cot, soprattutto chi utilizzava solo il Cot, attualmente non ha la minima idea di come siano posizionati i grossi speculatori. Si può fare un'idea con le opzioni, però viene a mancare un pilastro importante che a memoria io non ricordo un evento del genere, tranne dal 2008, non mi ricordo che non sia stato aggiornato per oltre un mese il Cot Report. Quindi venendo a mancare un po' il filtro che mi dava un po' la tendenza dei grossi investitori, mi rifaccio un po' ai retail. Quindi, siccome c'è una fase, adesso siamo al 75% delle posizioni long, io adesso su euro-dollaro, su questo conto, ho una posizione a 1,15 e 22. Questa posizione qui io la farò correre fino a quando non raggiungerò una fase estrema su euro-dollaro. La fase estrema su euro dollaro io le identifico con il 90%. È un po' quello che adesso vedete sul suo cugino USDCHF. Guardate su USDCHF, siamo al 94%. Quindi siamo in una zona sicuramente interessante a livello di mercato, però guardate le potenzialità di far correre un cambio cross fino alle situazioni estreme. Perché se io sono così bravo, se sono bravo a intercettare un'entrata in questa zona e riesco a portarla fino al 90 e oltre per cento, io da qui avrò delle posizioni che mi guadagneranno oltre 150 pips su SDCHF, che non è poco. Quindi queste situazioni qui, l'indicatore di retail ci dà anche un po' l'indicazione, perché queste situazioni qui del 90%, 95% non durano in eterno. Cioè, e quindi adesso sto introducendo anche l'altro filtro, che è quello di identificare l'eccesso. Quindi con euro-dollaro che cosa sto facendo? Sto creando un sistema che è molto interessante. Questo poi me ne parlerò appena ho dei dati più concreti, però davvero impressionante come riesca a stare dietro al mercato di euro-dollaro utilizzando queste indicazioni dei retail e con il sistema antigriglia. Perché quando adesso io sono entrato, sono stato bravo a, tra virgolette, a intercettare il movimento ribassista su euro-dollaro, che attualmente con questi microlotti comunque sta guadagnando. Ho attivato anche delle coperture, quindi l'expert, questo ve lo do io gratuitamente, dopo vi dico, alla fine del webinar vi dico come averlo. Quindi combinando l'expert e l'analisi di retail, quindi se voi poi venite sempre sulla chat di Telegram, io ogni mattina faccio un breve video con l'analisi di retail e analizzo i prezzi medi di carico. Io cerco di spiegarvelo in mezz'ora, però è molto difficile spiegarvi tutto questo in pochi minuti di un webinar alle 9 di sera, dove siamo un po' tutti stanchi, quindi magari capisco che, perché leggo un po' di domande di persone un po', diciamo, tra virgolette, spaesate, ma io all'inizio vi ho detto che non è adatta, questa è una tecnica molto, molto difficile, non è adatta sicuramente a chi è neofiti, quindi magari per le domande un po' più semplici vi invito a scrivermi in privato e poi cerchiamo un po' di trovare una soluzione, però vi dico che se non avete aperto mai un grafico, siete da pochi mesi, questa strategia non fa per voi, perché è molto, non sono cose che poi si trovano tra l'altro nemmeno nei libri o quant'altro, sono dei progetti che seguo in maniera molto personale, quindi poi cerco di spiegarvele
in modo completo, senza filtri, cercando di darvi un po' tutte le informazioni che ho in mio possesso. Quindi la cosa interessante è cercare di mantenere queste posizioni fino alle situazioni estreme. Quindi le situazioni estreme iniziano ad arrivare dal 90% in poi. Quindi io euro dollaro, se riesco a portarlo al 90%, è matematico al 99% che l'euro dollaro non si troverà a 1,1368 se qui abbiamo il 90%, perché purtroppo la maggior parte dei retail lavora in modo contrario. Quindi qua appena vede che il prezzo inizia a scendere, la maggior parte chiude le posizioni magari in short e inizia ad entrare in long. Questo ever, ad esempio, questo average long che voi vedete a 1,15 significa che la maggior parte dei trader retail, questo 75%, il loro prezzo medio di carico si trova qui. Io questa mattina ce l'avevo a 1,15,06, quindi anche in una situazione di lateralità come oggi, sono entrati altri trader long. Quindi si è abbassato ulteriormente perché allora voi dovete ragionare come se fosse il vostro conto. Che cosa capita a volte? Voi quando siete contro trend, che cosa fate? Aprite un'operazione, poi vedete che il trend inizia a andarvi contro e magari entrate con un'altra operazione. In quel caso voi che cosa state facendo? State migliorando il vostro prezzo medio di carico perché state presupponendo che il prezzo prima o poi rimbalzi per darvi comunque l'opportunità quantomeno di uscire a pareggio. Quindi più migliorate il prezzo medio di carico e più questa cosa, ovviamente il prezzo se poi vi dà un respiro, vi fa uscire. Questo tipo di operatività funziona molto bene quando il mercato si muove in laterale. Quindi quando euro-dollaro, quando si muove così per mesi, voi operando in questo modo guadagnate e non vi fate male. Però che cosa succede? Come sempre accade nel mercato, e sono quando il mercato esce dal proprio range e quindi crea queste situazioni. Poi in queste situazioni saltano i conti. Perché si continua ad accumulare, quindi a fare il giochetto, io compro qui, vendo qui, compro qui, vendo qui, compro qui, vendo qui. Poi quando vado a comprare qui, il mercato non regge più, quindi inizio a comprare qui, inizio a comprare qui, inizio a comprare qui, magari poi mi faccio riprendere di nuovo dalla voglia di rientrare quindi al mercato, di recuperare subito la perdita e vengo comunque punito dal mercato. Un po' come succede con chi vende le opzioni allo scoperto. C'è stato un caso di un fondo Option Sellers dove è saltato in aria proprio perché sul natural gas c'è stata un'esplosione di volatilità imprevista, cioè imprevista, prevedibile dal mercato come sempre è stato, però ovviamente il fondo continuava a vendere, ho scoperto queste opzioni e quindi ha perso non so quanti milioni. C'è tra l'altro anche il video di scuse del titolare del fondo che vi invito a vedere su YouTube perché è anche molto educativo. Quindi è questo un po' quello che fanno i trader. Io quello che invece voglio evitare è proprio questo, quindi fare l'esatto opposto. Quindi resistere in queste fasi laterali, cosa che attualmente l'expert sta facendo perché l'ho attivato puntualmente proprio in questa zona qua. E sperare che prima o poi parta per recuperare la parte dei piccoli loss che comunque l'expert prende perché comunque con gli stop loss, quando si inseriscono gli stop loss, vengono presi puntualmente se ovviamente sono più vicini al prezzo, vengono presi. Però se fate correre anche ad esempio in una zona laterale, vedete io qui da 1,15 e 22 riuscire a vendere questo prezzo a tenerlo fino a qui vi permette di recuperare anche i loss che potreste magari prendere in una fase laterale. Se adesso domani inizia una fase laterale, io comunque ho sempre una sell che guadagna che mi permette di coprire i loss che avrò preso durante la fase laterale. Quindi il sistema regge finché siete bravi a far correre le posizioni. Però, come ripeto, se vi date comunque una regola e dire
liquido le posizioni quando arrivano al 90% o le seguo in trailing stop, almeno vi siete date delle regole. Quindi adesso io su SDCHF e ritorno su quest'altro conto, che cosa voglio fare? Voglio andare a intercettare un eccesso, perché siamo al 94%, e cercare di costruirmi delle posizioni per arrivare a un incrocio, quindi farmi trovare pronto prima, e questo è l'altro filtro, ma è molto più aggressivo rispetto all'altro, perché vado a intercettare come se andasse a intercettare i massimi. Quindi, per questa fase, cosa sto facendo su SDCHF? È arrivato al 90%, ok? La soglia di attenzione è il 90%. Adesso siamo al 94%, quindi mi vado a questo punto, cercate di seguirlo bene perché è molto importante, perché non entro ad occhi chiusi, non mi basta che ci sia il 90% come percentuale. Chi è long? Seguite perché questa cosa è molto importante. Chi è long deve trovarsi vicino al prezzo che sta battendo il mercato. Attualmente il prezzo medio di carico di chi è long è qui. Quindi chi è long adesso sta guadagnando. Questa cosa è brutta da dire, però se poi voi scaricate l'indicatore di MyFXBook, lo noterete anche voi. Anzi, ve lo faccio vedere adesso perché vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcosa. Cosa notate? Dalla prima schermata, vediamo un po' se mi state seguendo. Sì, bevo un goccio d'acqua. Che cosa notate da questa schermata che ho cerchiato? Bravissimi. Che sono tutti in perdita. Cioè, non c'è, e questa è un po' la cosa su cui dobbiamo riflettere, perché anche se stiamo trattando su un mercato OTC, quindi è un over the counter, io questi poi sono dati che io lavorando per un broker, voi avete visto che noi siamo adesso, tra virgolette, obbligati dall'ESMA a comunicare le percentuali dei trader in perdita. E le percentuali vanno da un 70% fino a punte del 95%. Questo ci fa capire che il trading è un'attività a parte rischiosa, ma molto difficile. Quindi, come dico sempre, non è per tutti. Anche se va contro i miei interessi, io ve lo dico sinceramente, se non avete voglia comunque di studiare, di sbattere la testa, di fare continue ricerche, il training non fa per voi perché è molto difficile e i dati sono impietosi. Come avete risposto giustamente dalla chat, sono tutti in perdita. Quindi questa situazione va girata a nostro favore. Quindi, siccome adesso su SDCHF però stanno guadagnando, questa situazione non può durare. Vi cancello. Non può durare in eterno, quindi se deve invertire il prezzo, e quindi se voi volete entrare adesso short, attuare un piano di ribasso su SDCHF è sicuramente il momento migliore, perché oltre a una marea spropositata di trader short, ci sono anche i trader long che hanno iniziato a guadagnare e voi noterete da domani vi sembrerà molto tutto molto più chiaro. Noterete come questo prezzo medio di carico, se adesso anche dovesse continuare a salire su SDCHF, vedete che questo average long si avvicinerà sempre di più al prezzo.
Proprio in virtù del discorso che la maggior parte dei trader retail, la stragrande maggioranza, continua a seguire il prezzo finché poi, tra virgolette, non mi piace questo termine, però non ne ho trovato un altro, rimane incastrato. Quindi la filosofia qual è? Che chi è entrato short, vedete che prezzo di medio di carico ha? Qui a 98 e 88. Sì, 90, no, scusate, 98,80. Ok, quindi stanno già ampiamente perdendo. Adesso è il turno di chi è long. Quindi questo 99, 0,9953 adesso è in guadagno di circa 20 pips. Con un 90%, se deve arrivare un'inversione, questo è il punto migliore per cercare dei ribassi, quindi cosa che io sto adesso cercando di fare con un USDCHF. Quindi ho impostato, adesso vedete che c'è il teschio perché ho dato un filtro delle due operazioni, mi sono già entrate, quindi questa operazione è a ribasso. Domani mattina io imposterò altre operazioni cercando appunto un ribasso su USDCHF, quindi andrò a costruirmi questa posizione. Ovviamente non è garanzia che vada bene, però mi sono costruito comunque un'idea di trading con degli stop. Continuerò a mettere gli stop perché non voglio farlo correre, perché non voglio, vedete, commettere, chi mi ha seguito nel webinar precedente, l'errore che ho fatto con Eurocad prima che partissi, lo ripeto, per le vacanze. Non ho voluto accettare una perdita piccola su Eurocad e mi sono impelagato a cercare di salvare un po', la baracca con le correlazioni. Però ho capito che non riesco a starci dietro perché comunque lavorando per Tickmill ho altre mille cose da fare, quindi non riesco a fare trading discrezionale, quindi a cercare le correlazioni a farlo e ho deciso di impostare degli stop e amen. Qui incasserò la perdita. È un errore che ho fatto proprio per un eccesso di confidenza e quindi adesso poi ne pagherò il prezzo perché qui sicuramente arriverà una perdita di, se non sbaglio, su 1.300 euro come ho calcolato. Però adesso con questo sistema non ho la possibilità di farmi incastrare a mia volta. Adesso vi faccio vedere Eurocad. Vedete, Eurocad ha iniziato a darmi il segnale qui di short. Io purtroppo da qui sono entrate dei long per delle correlazioni, quindi un mezzo macello. E quindi sono errori che poi si pagano. Errori che facciamo tutti, continueremo a fare. Però con un sistema del genere, dando quindi anche aiutandosi con l'automazione come questo expert, potete poi magari costruirvi un piano e mettere sempre lo stop in macchina perché è importante darvi sempre comunque, non so, l'ho fatto vedere lo stop come si calcola, ve l'ho andata a vedere su Mataf, oppure se avete altre vostre tecniche basate sulla volatilità potete impostarlo. Ok, io credo di aver spiegato un po' tutto. Allora, se avete domande, fatele, poi vi rispondo e vi dico come avere l'expert. In realtà, allora, domani vi mando la registrazione, quindi domani uscirà la registrazione. È un po' come è stato con il termometro Forex, chi l'ha avuto l'expert del termometro Forex. Domani, quando uscirà la registrazione sulla pagina di Tickmill Italy, quindi se non avete messo il like a Tickmill Italy, fatelo adesso. E quando uscirà la registrazione basterà commentare, quindi seguire. Vediamo se becco il post dove avevo parlato del termometro Forex. No, troppo lento. Comunque domani nel post verrà spiegato come averlo, ma è molto semplice, basterà lasciare un commento in modo tale che poi in automatico vi arriva il link per scaricare.
Vi ripeto, è per tutti i clienti di Tikmill, è in demo, quindi non ci sono limitazioni, non è richiesto nessun tipo di volume da fare, perché con ESMA non possiamo assolutamente invogliare i clienti a fare trading, quindi qualsiasi tipo di potete anche trarre con microlotto, nessuno vi toglie l'expert. Poi vi invito a venire in chat, quindi nella chat di Working Forex, vi rigiro nuovamente il link, perché non so mai perché su... Ok, via tutto il gruppo. Quindi dalla chat di Working Forex. Poi seguirò, io seguo in real time ogni mattina comunque questa operatività e poi magari anche vi segnalo dei casi studi su cui ragionare insieme. Va bene, allora vedo che ci sono un po' di domande su... Allora ho risposto sull'expert dove si trova, anche la registrazione. Allora, sì, non hai seguito dall'inizio, ok, avrai la registrazione. Allora, poi per le altre domande un po' più specifiche su come si installa l'expert e quant'altro, magari vi rispondo in privato. Va bene, allora grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi do appuntamento al prossimo, che è lunedì prossimo, quindi sempre alle 21. E niente, quindi poi parleremo anche sempre di operatività di altri casi studio. Grazie a tutti, buona serata.